Ecco, buonasera. Buonasera a tutti. Siamo con Marco Auger, antropologo, sociologo, scrittore, un intellettuale nel senso pieno della parola che ha in francese, con un ruolo quindi di riflessione, un ruolo sociale importante. Marco Auger lo conoscete tutti, il mio compito è quello di introdurlo, ma insomma Marco Auger lo conosciamo tutti. In Italia c'è una vera passione, ne parlavamo prima, ha colpito molto la sua, chiamiamola invenzione, dei non luoghi, e lui stesso, la prima volta che ci siamo incontrati anni fa, era molto lusingato e anche molto affascinato da questo fatto che in Italia ci fosse tanto interesse per la sua elaborazione. E poco fa mi raccontava il professor Auger che la sua, chiamiamola scoperta, ha ormai 21 anni ed è una scoperta che, come spesso accade, è quasi scappata un po' di mano al suo stesso autore, perché dice una formula che ha preso talmente tante pieghe, tanti significati, tanti usi che non si immaginava nel momento stesso in cui l'ha formulata. Non luoghi. Quest'anno il tema di Biennale Democrazia e anche quello di Utopia, e riflettavamo poco fa che è del tutto casuale ovviamente, Utopia vuol dire non luogo e Marco Auger è il teorico dei non luoghi. Naturalmente si tratta di espressioni uguali che però hanno significati diversi. I non luoghi di Marco Auger, come tutti sappiamo, è l'individuazione di quei posti che sono il frutto della contemporaneità, il frutto anche della globalizzazione, dove si può essere a Torino, come a Parigi, come a New York o come a Singapore, e gli oggetti, il decor, il mondo, il tipo di relazioni è del tutto uguale, non luoghi appunto, cioè quei posti che hanno perso una loro connotazione concreta, storica, di rapporto con il mondo in cui si situano. Il tema di Utopia che il professor Auger va ad affrontare, anzi io direi la domanda che noi possiamo fare al professor Auger è proprio questo: il XX secolo, la sua è stata, con i non luoghi è stata una constatazione di un punto di arrivo della civiltà del XX secolo, siamo nel XXI secolo, a questo punto il XX secolo è stato il secolo delle utopie e possiamo cominciare forse così. Il XXI secolo, utopie che sono finite tutte piuttosto male, il XXI secolo e il futuro, l'avvenire che ci aspetta, può avere ancora delle utopie e se le può avere quali sono? Questa è la nostra domanda. Grazie. Grazie. Mi dispiace che parlo francese, ma le traduttrici sono molto brave. Le utopie du XIXe secolo se sono fracassate au XXe, sono cadute in rovina nel XX secolo di fronte alle due realtà della storia di cui si è parlato poc'anzi, cioè la globalizzazione di cui si parla oggi, che è un fenomeno economico ma anche tecnologico. Noi viviamo in un mondo di immagini, di messaggi istantanei che ci danno la sensazione di vivere in un presente perpetuo. I non luoghi sono sinonimo in certo qual senso di utopia, ma oggi stiamo forse vivendo proprio l'ultima utopia, quella che abbiamo chiamato la fine della storia. Elle est en train d'être mise à l'épreuve. Questa utopia è messa a dura prova oggi dalla crisi mondiale. Per pensare a un futuro possibile, cosa possiamo fare ora?
Mi sembra che abbiamo a nostra disposizione un modello e due principi. Il modello è quello del pensiero scientifico che promuove l'ipotesi come metodo e i principi, i due principi sono da un lato pensare in base ai fini, agli scopi e alla finalità e capire che l'uomo nella sua triplice dimensione individuale, culturale ma anche più generica di individuo, deve rimanere ed essere la nostra unica priorità. Questo è il grande paradosso dell'epoca, perché non osiamo più immaginare il futuro, mentre i progressi della scienza ci danno possibilità d'accesso alla scoperta di quanto è infinitamente grande ma anche infinitamente piccolo. Le nostre conoscenze progrediscono rapidamente, la scienza progredisce con una tale rapidità che oggi saremmo incapaci di dire quello che potrà essere lo stato delle nostre conoscenze tra 50 anni o anche solo fra 30 anni, il che sulla scala storica rappresenta soltanto una piccola porzione di tempo. Questo paradosso è tanto più incredibile che i progressi scientifici sono accompagnati da invenzioni, da scoperte tecnologiche che hanno effetti diretti sulla vita sociale e pratica concreta degli esseri umani. Le tecnologie della comunicazione aprono teoricamente a qualsiasi persona, a qualsiasi individuo, molteplici possibilità di relazione. I mezzi di trasporto, di circolazione, teoricamente permettono a ognuno di noi di viaggiare in tutto il mondo e anche le reti di distribuzione allargano enormemente ogni possibilità di consumo. Dal nostro punto di vista possiamo constatare che la collaborazione degli scienziati, dei ricercatori di tutto il mondo è sempre più necessaria per far andare avanti la scienza. Loro comunicano fra loro i risultati, dialogano insieme, lavorano insieme, penso al CERN, alla ricerca che viene fatta a livello nucleare, questo centro che si trova a Ginevra, alla frontiera tra Francia e Svizzera, che è un esempio moderno di quello che potrebbe essere l'utopia di una vita sociale internazionale votata soltanto alla ricerca, alla conoscenza fondamentale. Il CERN è un luogo estremamente interessante da visitare, che corrisponde che è il frutto di una collaborazione ideale tra ricercatori di molti paesi, di tutti i paesi, e che ha relazioni molto strette con cinesi, americani e anche con altri, anche se non collaborano a volte direttamente. Questo è il punto importante da cui poi possono scaturire tutte le nostre attese, aspettative, ma anche le nostre paure. È questo coinvolgimento, questo rapporto stretto che esiste tra vita sociale e vita economica, la storia, sociale, la storia in senso lato del termine. Quindi sono rapporti questi che legano questi elementi strettamente tra di loro. Il XIX secolo è stato lo secolo della morte, dell'utopia, delle grandi narrazioni, del grande romanticismo, il secolo della morte, degli ideali del XIX secolo, per riprendere l'espressione di Lyotard, che hanno dato luogo a mostruosità sociali e politiche. Il XX secolo quindi è stato anche il secolo delle sperimentazioni terribili della scienza, quando la scienza è intervenuta direttamente nel corso della storia moderna, come è stato per le terribili armi messe a punto nella ricerca, sull'atomo. Quindi la ricerca chiede sempre più denaro, non ci può essere ricerca fondamentale senza fondi importanti, può essere possibile solo in paesi ricchi. Sappiamo quindi che la distinzione tra ricerca fondamentale e ricerca applicata, questa differenza è che fa sì che la prima ha bisogno dei risultati della seconda. Quindi mai la storia delle scienze, della scienza e la storia della politica sono state così legate e interdipendenti fra di loro come oggi. Si parla sempre di più di crisi, si parla soprattutto di crisi economica, finanziaria, ma questa crisi ha cause ancora più profonde probabilmente, che appunto
appunto sono scaturite dal legame fra le due storie, di cui dovremmo imparare a conoscere, a misurare le conseguenze. L'utopia liberale, liberista, a cui pensava qualcuno come Fukuyama, che ha parlato di fine della storia, è già stata sostituita dall'oligarchia planetaria, che continua a rafforzarsi. Quando Fukuyama parlava di fine della storia, non si riferiva agli eventi storici che si sarebbero poi esauriti, pensava a un accordo generale sulla relazione tra democrazia liberale e quindi tra mercato liberale, liberista e democrazia rappresentativa. Derrida aveva fatto una domanda a Fukuyama a questo riguardo e ha chiesto a lui, e quindi rispetto al governo degli uomini, questa formula potrebbe essere effettivamente realizzabile o soltanto un'utopia? La sua risposta gli è arrivata in questi giorni. Noi ci troviamo effettivamente ora in un'utopia che sembra che si stia disfacendo nel mentre si sta costruendo. Questa utopia è quella dell'alleanza feconda e definitiva a cui pensava anche Fukuyama, per questo parlava di fine della storia, tra la democrazia rappresentativa e il mercato libero, il mercato liberista e liberale a livello planetario. Quindi i mercati che non hanno niente di democratico accettano ben volentieri i mercati liberisti, e questo appunto ci interpella per quanto riguarda la prosperità sociale. Nell'ambito delle conoscenze, come in quello delle risorse economiche, continua a aumentare la distanza tra i più favoriti, i più ricchi e i più poveri, questo anche nei paesi emergenti. Quindi stiamo andando verso un pianeta con tre classi sociali: i potenti, i consumatori e gli esclusi. I potenti del mondo e del mondo futuro non costituiscono un corpo unico omogeneo, appartengono a una sfera, la sfera economica, politica, la sfera scientifica o anche altre sfere intermedie, ma insieme obiettivamente rappresentano il luogo in cui si disegna il sistema attuale in loco, e quindi i consumatori hanno un ruolo essenziale in questo, devono consumare perché tutto il sistema funziona, se consumano meno il sistema va in crisi, quindi vengono interpellati in tutti i modi possibili. E così pure l'idea di innovazione teorizzata da Schumpeter ci parla anche di futuro. Innovazione tecnologica oggi ci fa parlare e pensare a un pianeta interconnesso dove le reti sociali, i social network, sono luoghi di scambio di cultura e di informazione. Le reti umane sono luogo oggetto privilegiato del consumo. La tecnologia li rende sempre più efficaci, producono nuovi prodotti, nuovi elementi che si riproducono attraverso le loro immagini. Basta comprare l'ultimo iPhone ed è già superato. Quindi sono fattori questi di progresso anche di conoscenza, perché è vero che la virtuosità di alcuni nel loro utilizzo può confortare anche questa idea, che però rischia di essere pericolosamente illusoria quando confonde il fine con i mezzi, il messaggio con il medium, la trasmissione e l'acquisizione, la conoscenza e la riconoscenza. Il riconoscimento. Se guardiamo la televisione vediamo volti che ci sembra di conoscere ma che semplicemente riconosciamo. Gli esclusi sono esclusi dalla prosperità, dalla ricchezza economica, ma anche dall'accesso alla conoscenza. Le realtà della globalizzazione quindi sono molto lontane dagli ideali di quello che potremmo chiamare l'ideale di una società sulla Terra, sul pianeta, dove tutti gli individui condividono lo stesso spazio con un interesse comune. Il mercato si allarga su tutto il pianeta,
pianeta ci sono molti lavoratori sottopagati da un lato e molti altri consumatori ricchi dall'altro. Quindi di fronte a queste disuguaglianze la priorità tecnologica non fa che rafforzare le differenze e le priorità comportano una serie di effetti sul consumo. L'immagine che vediamo che diffonde sono immagini di ubiquità che tendono a occultare le condizioni reali di esistenza e a sovvertire i fondamenti simbolici su cui si basa la nostra vita sociale. L'illusione del sapere, il deperimento del simbolo, del simbolismo, sono conseguenze dello stesso movimento che contribuisce peraltro alle nuove conquiste della ricerca fondamentale. Per pensare al futuro dovremmo soprattutto cancellare questa diversità. Quindi a questo si tende a rispondere opponendo locale con il globale, contrapponendo l'immagine del mondo fluido al mondo, con quella del mondo città. Possiamo avere, ad esempio, basta pensare all'idea di tutti, all'immagine di quelle reti che ormai avvolgono tutto il pianeta, reti aeree, di comunicazione. Tutte le immagini della televisione ci offrono idea di questo, cioè gli aerei che girano attorno al mondo, i missili. Abbiamo l'idea di un mondo fluido. Nella realtà però le grandi metropoli sono città-mondo, dove si ritrovano tutte le differenze, le diseguaglianze del sociale all'interno della città reale, della vita reale. Quindi il contrasto tra il mondo città, i contrasti tra mondo città e città mondo, questi contrasti sono un'illustrazione evidente dell'illusione rispetto alla quale rischiamo di soccombere. E così pure i tempi morti della città e della vita sociale economica possono essere contrapposti alla simultaneità della comunicazione. La vita reale ha bisogno di tempo e di spazio, che sono la materia prima delle relazioni istituite, pensate, rappresentate fra gli uni e gli altri, fra l'uno e gli altri, quindi fra gli individui. Ci sono tre scale di osservazione che non possiamo confondere col rischio di prendere il reale, l'immagine per il reale, quindi di creare una metafora del reale. Una volta esistevano i miti, gli dèi, si parlava di astri, di costellazioni che ci permettevano di riavvicinarci agli dèi. Oggi ci rendiamo conto che questa impresa ha un carattere derisorio rispetto all'universo conosciuto, cioè miliardi di sistemi solari della galassia, rispetto ai miliardi di galassie nell'universo, che evidentemente, questa è un'idea per noi quasi inconcepibile. Quindi sulla scala dell'universo conosciuto, la scala della città sembra perdersi, non è in grado di aiutarci a concepire l'inconcepibile. Bisognerebbe quindi rimanere a livello di storia umana, la scala planetaria, quella che noi chiamiamo la globalizzazione. Ebbene, su questa scala ci troviamo in una posizione intermedia. Anche se iniziamo a annettere la nostra periferia vicina alla Luna e Marte, rapidamente arriviamo alla frontiera dell'ignoto. Ci stiamo abituando però progressivamente al passaggio a un piano planetario grazie al sistema mediatico, il panteon greco che ha invaso i nostri secoli di storia, così come le immagini stanno invadendo la nostra quotidianità, invadono la nostra intimità attraverso la televisione. Per ognuno di noi sembra che le dimensioni spaziali temporali si siano trasformate, il che è per metà vero e per metà illusorio. L'illusione si disfa sulla scala locale, anche se la moltiplicazione e la
micronizzazione delle tecnologie arriva fino all'intimità dei nostri corpi individuali. Viviamo ancora nello spessore del tempo, tuttavia, dello spazio, come è mostrato dai dibattiti sui problemi di pensionamento, problemi di circolazione urbana. Quello che ci preoccupa alla fine è che noi non sappiamo dove stiamo andando. Le utopie del XIX secolo descrivevano il mondo a cui aspiravano, lo immaginavano e al tempo stesso lo descrivevano. Le grandi religioni erano e sono ancora animate da un proselitismo che trova origine in un mito fondatore. Il passato, da questo punto di vista, fornisce quindi un modello, un punto di riferimento e anche un modello d'azione. Oggi, tuttavia, il mondo che si richiude attorno a ognuno di noi è il mondo della tecnologia, che è andato più avanti più rapidamente della società. Noi consumiamo gli strumenti che ci vengono imposti. Globalmente abbiamo la sensazione di non essere tanto determinati dal passato, ma da un futuro al quale non abbiamo pensato. Vi è qualcosa dell'apprendista stregone nelle tecnologie attuali della comunicazione. Questo aspetto delle cose, insieme con le disuguaglianze economiche, ci spiega che il futuro ci fa paura. Se non aspiriamo più al futuro è perché è il futuro che ci aspira. Ebbene, in che modo potersela cavare in questo modo? Ebbene, bisogna cercare di andare avanti. Mi pare che è a partire di constatazioni semplici e chiare che possiamo trovare una risposta a questa domanda, anche se il rischio è quello di dare un'apparenza dogmatica a una dichiarazione ambiziosa. La risposta comunque a tre punti: metodo, oggetto e principio. Il punto che riguarda il metodo non è soltanto un punto di metodo, ma si tratta di far sì che il metodo scientifico sia basato sulla società. Si parla spesso di scientismo per condannare le sicurezze, le certezze eccessive, ma la scienza non ha nulla a che vedere con lo scientismo. La ricerca scientifica passa attraverso le ipotesi, che possono essere convalidate soltanto dopo verifiche. Non si parte da una verità preconcetta, ma questa possibilità di spostare le frontiere di ciò che è ignoto, ebbene, questo forse ci consente di ridurre l'ignoto stesso. Ebbene, nella prassi scientifica forse bisognerebbe far sì che la scienza è modesta. La scienza nel suo insieme è l'unico ambito dell'attività umana a proposito del quale si può parlare di progresso cumulativo. È proprio la prassi dell'ipotesi che ha consentito al sapere di andare avanti, una vera e propria scommessa che si può sempre rivedere sul futuro. Ebbene, si ritorna alle ipotesi se le esperienze non le verificano. Bisognerebbe ridare credito alle parole revisioniste. Nei paesi comunisti il revisionismo era un insulto, un grave insulto. L'idea che il modello scientifico possa aspirare la politica umana passa attraverso la promozione dell'ipotesi, della verifica e della revisione. Possiamo chiederci a questo proposito, giustamente, se la conoscenza non sia il fine ultimo dell'esistenza umana e in modo più generale, se la questione del fine non debba essere alla base dei dibattiti politici, economici e sociali. Ebbene, se il peccato originale ha potuto essere definito come il peccato
per il desiderio di conoscere, si può notare una convergenza col mito pagano di Prometeo, un ideale per l'umanità, l'ideale di conoscenza come fine ultimo della condizione umana. Si situa al di là dei limiti spaziali e temporali della vita individuale. Noi non si tratta di aspirare alla conoscenza generale, neanche a settori interi della conoscenza umana. Tutto questo suggerisce che l'uguaglianza vera degli individui umani passa attraverso l'accesso alla conoscenza, ovvero sia attraverso l'istruzione, l'educazione. Attribuendo la conoscenza all'umanità, ricordiamo la dignità uguale di tutti gli individui umani, un'uguaglianza di diritto. Penso alla formula di Sartre, tout homme, qualunque uomo incarna da solo l'intera umanità. Si tratta quindi di rispondere alla domanda fondamentale: perché noi viviamo? Perché? Qual è il fine per il quale noi viviamo? Perché viviamo noi in quanto uomini? Armstrong, quando ha fatto i suoi primi passi sulla Luna, ebbene, nessuno diceva un americano è andato sulla Luna, si diceva l'uomo è andato sulla Luna, quindi si parlava dell'uomo in senso generale e non si parlava dell'umanità in particolare. Ebbene, il fine della conoscenza non è in contraddizione con la felicità. È durante l'illuminismo che è stato formulato il diritto alla felicità, come anche il diritto alla conoscenza. Ebbene, la felicità per ogni individuo si definisce attraverso la consapevolezza simultanea del sé e dell'altro. L'amore individuale è una forma esacerbata di questa consapevolezza. Quindi il termine fraternità, un'espressione collettiva che i francesi hanno aggiunto ai due primi termini del loro motto. L'individuo non può però pretendere ad una felicità totale. Il concetto di sacro in Durkheim passa attraverso una presa di coscienza retrospettiva. La coscienza degli altri diventa più viva. Mi è sempre piaciuto quel passaggio di Durkheim nelle forme elementari della religione, dove cercava di definire una sorta di sacralità laica, indipendente, a prescindere da tutte le credenze. Prima o poi le nostre società conosceranno una nuova effervescenza creativa, perché aveva constatato che durante la sua epoca vi era proprio una crisi morale. Avrebbero dovuto nascere nuove idee morali, guida per l'umanità. Gli uomini poi proveranno la necessità di rivivere questo attraverso il pensiero, ricordarli attraverso il vissuto. Ebbene, la sacralità laica è fatta e composta da nostalgia, ma anche da una sensazione, un sentimento di condivisione. La definizione di Durkheim, una sorta di sacralità laica, per me è fondamentale perché presuppone la triplice dimensione dell'uomo: individuale, culturale e generica. Ebbene, questa triplice dimensione per me è assolutamente essenziale. L'avventura umana si gioca singolarmente in ogni singola coscienza individuale. Noi siamo tutti individui, ma il riferimento necessario all'altro, senza la quale non può costruirsi l'identità individuale, è determinata ampiamente dalle società e dalle culture particolari. Fin dalla nascita il rapporto con l'altro condiziona l'identità individuale attraverso i genitori e non soltanto in termini di psicanalisi. Questa costruzione è condizionata dalla preesistenza di un modello. Le culture particolari nelle quali ogni singolo individuo nasce.
questi vincoli possono essere forti per togliere qualunque significato al concetto di libertà individuale. È ad essa che bisogna imputare la diseguaglianza storica degli uomini e delle donne. La piena consapevolezza ha luogo ed è possibile semplicemente se ci si sente appartenenti al genere umano. Questo è il significato della formula di Sartre, tout homme, tout l'homme. Questa triplice dimensione dell'essere umano corrisponde quindi all'espressione della fedeltà e anche al fatto che le società possono attuarsi nelle loro diversità. Qual è la cosa concreta? È la diversità delle società nella loro cultura, nella loro storia, ma anche questo è il problema, perché se noi vogliamo che tout l'homme soit présent dans tout l'homme, bisogna lottare con le culture concrete, perché le culture cosa sono? Sono la messa in forma delle relazioni di potere, di relazioni di disuguaglianza. Quindi tutto non è negativo se constatiamo che oggi siamo obbligati a indebolire le proiezioni politiche del XIX secolo. Questa assenza di rappresentazione costruita del futuro forse ci dà una possibilità effettiva per concepire dei nuovi cambiamenti grazie alla ricerca di base, grazie alla storia. Ebbene, il problema e il dramma è che le ideologie nella storia sono sempre derivate dalla presupposizione della totalità del significato che si voleva proiettare sulla storia. Bisognerebbe capovolgere questa prospettiva. Ho fatto l'esempio della scienza che procede attraverso ipotesi. Shakespeare ha una visione esistenzialista della storia umana. L'esistenza precede l'essenza. In questo modo eliminiamo la possibilità di proiettare sistemi costruiti sulla realtà sociale. Quindi stiamo imparando a cambiare il mondo prima di immaginarcelo, ovvero sia rivolgerci al futuro senza proiettarci le nostre illusioni. Quindi forgiare ipotesi per testare la loro validità, spostare progressivamente le frontiere dell'ignoto. Ecco quello che ci insegna la storia e ciò che ogni programma educativo dovrebbe promuovere, ciò a cui dovrebbe ispirarsi qualunque espressione politica. Ma se vogliamo arrivare e giungere e realizzare questa promozione, dobbiamo evitare riferimenti dogmatici a totalità preconcette, precostruite. Dobbiamo applicare l'ideale della ricerca scientifica alla ricerca politica o sociale. Parallelamente si disegna l'unica utopia che vale per il futuro e le cui basi dovrebbero essere rafforzate il più presto possibile. L'utopia dell'istruzione, dell'educazione per tutti, la cui realizzazione è l'unica cosa che può frenare e cambiare l'utopia nera di una società globale, maggioritariamente analfabeta, condannata al consumo o all'esclusione, esposta a tutte le forme di violenza e al rischio di un suicidio planetario. Ebbene, questa utopia dell'educazione, dell'istruzione, ebbene, ha un altro vantaggio, a mio parere. È utopica perché non si realizza da nessuna parte, anche nei paesi dove esistono programmi relativi all'educazione. È utopica perché richiede un cambiamento delle priorità che non è all'ordine del giorno, ma non è impossibile. Non è impossibile ed è l'unica cosa alla quale possiamo aspirare. Spesso, faccio questo esempio, se pensiamo ai figli di un professore ad Harvard e alla figlia di un contadino, se cerchiamo di immaginarci quali siano le loro prospettive per il futuro, sappiamo che sono assolutamente disuguali. Vorremmo che uno fosse al posto dell'altro per cambiare. Bene, questa utopia non è un'utopia irrealizzabile, ma è
un'utopia che lascia un barlume di speranza. Je pense donc penso que quindi che l'utopia dell'educazione c'est le nom que nous sia il termine, il nome che noi possiamo dare senza farci illusioni alla speranza. Ecco, è molto difficile dopo questo aver ascoltato una lezione così appassionata, così attenta, così, vorrei dire, anche così sofisticata, aggiungere qualcosa. Però mi viene da dire che dopo aver constatato che le grandi utopie del secolo scorso sono finite, sono completamente fallite, Marco Gé ci indica, e quindi affermando che in qualche modo le grandi utopie sono impossibili o comunque falliscono, ci indica una nuova grande utopia, che è quella dell'educazione per tutti, un'utopia a cui bisogna associare la parola speranza, perché evidentemente la figlia del contadino afghano non è e difficilmente lo sarà presto nelle stesse condizioni del figlio del professore di Harvard. Siamo però a Biennale Democrazia e io vorrei chiudere chiedendo a Marco Gé una riflessione aggiuntiva che si aggiunge a tutto quello che abbiamo detto sulla democrazia. Cioè banalmente mi verrebbe da chiedere, ma la democrazia, per come l'abbiamo intesa storicamente finora, è diventata essa stessa un'utopia? Oui, incontestablement. Eh sì, sicuramente, perché è sempre stata un'utopia. La democrazia è anche speranza, e speranza in sé. Le smentite della storia e la sua realizzazione sono una cosa, ma bisogna anche andare avanti nell'idea stessa di definizione della democrazia. Credo che l'idea di democrazia sia un po'... come deve stare da solo, non bisogna aggiungere aggettivi. Se si parla di democrazia popolare o democrazia, bisogna cominciare a preoccuparsi. È come quando si aggiunge militare dopo il termine di giustizia, ad esempio. Bisogna fare attenzione. Però la democrazia mi sembra che dovrebbe idealmente coniugare due cose. Mantenere la relazione, quindi il senso sociale, è essenziale questo, non c'è democrazia, la democrazia non può essere una somma di solitudini, ci vuole il legame sociale, la relazione sociale. Il problema è che anche nelle società della prima etnologia, anche in queste società è difficile avere relazioni senza potere, senza che gli uni cerchino di imporsi sugli altri. Quindi per quanto riguarda la relazione, c'è un pericolo che è quello di soffocare la libertà individuale. Anche società dette primitive, anche queste hanno una definizione talmente vincolante della relazione sociale che l'idea stessa di una libertà individuale non ha senso. D'altro canto, se noi cerchiamo di immaginare l'anarchia totale, e non possiamo immaginarla neanche questa come una serie di individualismi, il dovere della democrazia dovrebbe essere quella di coniugare senso sociale e libertà individuale. È un bel programma, però penso che in mancanza di una rappresentazione collettiva bisognerebbe attenersi ai principi. I principi io andrei a cercarli nella definizione. Forse mi ripeto, quindi la definizione della finalità dell'esistenza umana. Penso che alla fine quello che conta nella storia umana, se si guarda indietro alla storia, quello che conta è misurare la conoscenza
che abbiamo acquisito dell'universo, quindi la conoscenza, credo all'unità dei saperi, delle scienze. Penso che la conoscenza scientifica non può essere in contraddizione con quello che noi dobbiamo sapere rispetto alle relazioni tra gli uomini. Quello che noi possiamo sapere è legato alla triplice dimensione a cui alludevo prima, la dimensione individuale, la dimensione culturale e la dimensione di genere, generica. Potrei dire, appunto, si riferisce un po' a quello che è il legame tra individuo, individualità e collettività. Vedremo che questa dimensione generica, diciamo, di insieme dell'uomo è assolutamente utile alla sua definizione come individuo, perché c'è una sovranità virtuale di ogni individuo, questo perlomeno è l'ideale della democrazia. La sovranità dell'individuo deve essere realizzata, ma a volte anche messa in causa attraverso la sfera culturale, attraverso la costituzione concreta di legami e relazioni tra gli uni e gli altri. È nell'ambito culturale che questo avviene. Per questo io sono sempre abbastanza scettico rispetto alle espressioni troppo rapide e facili sull'uguaglianza delle culture. Le culture sono tutte interessanti e degne di interesse nella misura in cui pongono tutte le stesse domande, però danno risposte diverse. Le risposte differiscono e per motivi diversi. Non possiamo ammettere che tutte le risposte siano uguali o valgano allo stesso modo. Sono in contatto, ma è la storia che si scrive così. Senza contrapporre le culture, alcune sicuramente arrivano all'ideale democrazia fra queste, ma non tutte. Per cui credo che sostituendo il vigore dei principi alle utopie della rappresentazione collettiva, è così che possiamo avere una possibilità di disegnare gli orizzonti del nostro futuro. E questa è la nostra speranza. So come siamo con l'organizzazione, se si può faccio ancora una piccola domanda aggiuntiva e tanto così per concludere. Il professor Augier nella sua relazione ha citato molte volte la scienza, la scienza possiamo dire che è la tecnologia, ha detto a un certo punto che la tecnologia è stata più veloce nella sua evoluzione di quanto non sia stata la società e i rapporti sociali. Ecco, sempre applicato alla democrazia, perché, ripeto, siamo biennale democrazia, volevo chiedergli, la tecnologia applicata alla democrazia, e se ne parla molto in questi momenti in Italia, per esempio, è, se vogliamo, le relazioni attraverso internet e attraverso la rete. Ecco, vorrei chiedergli un pensiero su questo, se internet e quindi la tecnologia in questo senso qui può aiutare a quel tipo di relazioni che sono indispensabili perché ci sia una democrazia e in che modo? Allora, c'è una vasta questione. La domanda è molto ampia e cercherò di risponderle in pochi secondi, ma questo è sempre un rischio, ovviamente, rispondere in poche parole a una domanda così ampia. Il problema della nostra epoca, questa, cioè le tecnologie della comunicazione, in un certo senso aprono orizzonti straordinari. L'idea che le frontiere spariscano di fronte alle possibilità della comunicazione, questa è un'idea veramente entusiasmante, così di primo acchito. Se rimaniamo legati alla definizione di questi mezzi tecnologici come mezzi, e se ci limitiamo a questo, allora possiamo dire che sono prodigiosi. Però vorrei ricordare che la storia umana si costruisce anche
come riferimento alle costruzioni simboliche delle relazioni che hanno bisogno loro di tempo e spazio e che si trasformano in relazioni concrete con l'individuo e le persone, e anche in queste relazioni abbiamo bisogno di tempo e spazio. Il termine di ubiquità, simultaneità, è una parola d'ordine relativa, è uno slogan utile perché quando è legato alla trasmissione delle informazioni, ma sappiamo che va oltre questo. Siamo abituati a vivere in un mondo e ci abituiamo a vivere in un mondo dove il contesto ci invade. Ho usato a volte questo raffronto. La casa greca al centro aveva il focolaio, quello di Era, piuttosto di Estea, che era il luogo del fuoco, il luogo femminile, il luogo dell'ombra. E poi alla porta c'era Hermes, il dio del varco, della porta, il dio mascolino. E cosa succede? Adesso Hermes ha preso il posto di Estea, al posto del focolare c'è la televisione e internet. E sono posti questi proprio al centro della casa, quindi Hermes ha spazzato via, si è sostituito a Estea. È una rivoluzione notevole, non abbiamo ancora misurato tutto l'interesse e le difficoltà legate a questo cambiamento. Se siamo consumatori di questi oggetti, siamo anche consumatori di informazioni, possiamo però anche restarne assolutamente passivi. Quindi nel predominio dei mezzi di comunicazione c'è un qualcosa che assomiglia a quello che avevamo visto con le ideologie, cioè siamo talmente imbevuti in questo che ci sembra già una seconda, ci sembra una nostra seconda natura. La seconda natura ha però sempre un filtro e fa sì che in realtà noi dovremmo dominarla e non essere dominati. È una questione difficile. È evidente che stiamo andando verso un ulteriore sviluppo di questi strumenti e che questi strumenti hanno una potenza affascinante, seducente, hanno una potenza notevole. Devono rimanere però strumenti. Non bisogna perdere di vista né la realtà delle relazioni concrete. Quando si parla di social network, penso che bisognerebbe fare attenzione, sapere dove, fin dove si spinge la metafora, perché i social network, la società, se si tratta, ci sono annunci a volte nei giornali che ci permettono di conoscere persone ignote, sconosciute, va benissimo. Se si conoscono e si incontrano è perfetto. Se i network, social network permettono di accelerare questi incontri, ancora meglio, va benissimo. Però c'è un pericolo, c'è il rischio che si pensi di affrontare un mondo, di trovarsi di fronte a un certo mondo mentre si è in un mondo di immagini, ci si ritrova circondato da un mondo di immagini soltanto. È una vera difficoltà, dal momento che la potenza dell'immagine è una potenza enorme, introduce nuove forme di potere. Forme di potere di cui bisogna rimanere però padroni, e questo sarebbe comunque lo scopo democratico, e di questo che dobbiamo tenere a mente quando si parla di democrazia. Un dibattito questo che deve rimanere aperto. Non voglio criticare i mezzi di comunicazione moderna, però bisogna far sì che appunto la democrazia rimanga aperta. Forza e la diffusione della tecnologia applicata ai rapporti umani come quella che sappiamo è difficile da tenere insieme con le regole e con i mezzi della vecchia democrazia, con la democrazia insomma, però con quella che abbiamo, che molto spesso ci appare inadeguata. E il poterlo controllare, anche questo è una speranza come le altre utopie. Oui.
E poi bisogna tener conto anche di un'altra cosa, cioè il cambiamento di scala. Oggi noi viviamo su scala planetaria, su una scala planetaria non soltanto nell'ambito economico e tecnologico, ma c'è un cambiamento di scala, ma anche una crescita demografica a cui si deve fare attenzione. La popolazione cinese oggi è tra la stessa popolazione del mondo all'inizio del XX secolo. Quindi l'umanità oggi è molto più numerosa. Per questo motivo credo che quello che succede oggi è che noi siamo presi da mille problemi insieme: il problema demografico, il problema delle radici, della governance dei vari paesi. Vediamo su scala europea, ma anche su scala mondiale, vediamo nascere istituzioni che cercano di gestire questo insieme di problematiche. Al tempo stesso dobbiamo affrontare il problema della diseguaglianza crescente tra individui, sia nell'ambito economico che nell'ambito della conoscenza. Questa diseguaglianza aumenta nonostante gli sforzi che si fanno qua e là. Quindi il nostro sistema è un sistema problematico. Credo che la crisi di cui si parla oggi è proprio questa: non è soltanto una crisi di un paese o dell'altro su aspetti particolari, e non è neppure soltanto una crisi economica o una crisi di fiducia. È una crisi del sistema, in un certo senso sì, ma nella misura in cui è il sistema terra che non è più sotto controllo. La soluzione di questa crisi, se si può parlare di soluzione, può essere solo una soluzione a lungo termine, lunga, che richiederà del tempo, e bisognerà anche ispirarsi a principi chiari, evidenti, semplici, per poterla tenere sotto controllo. Va bene, grazie Marco Gilles.